Salve a tutti amici di MarcosBox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di questa settimana sarà particolarmente ricca del riassunto della settimana perché questa settimana sono state parecchie notizie, ci sono state due grandi interviste a programmatori italiani e c'è stata anche una mezza polemica, anzi due mezze polemiche, una involontaria si fa per dire, e l'altra invece che è nata a seguito di una notizia che abbiamo avuto. Beh, cominciamo dove eravamo rimasti. La prima notizia postata questa settimana riguarda il rilascio delle nuove icone Box 0.41. Che cosa sono? Sono le icone che vediamo su Ubuntu, la derivata di Ubuntu con LXDE. Queste icone piacciono molto, visto che sono state portate su altre distro e piacciono a tal punto che parecchi utenti li usano anche se non solo su LXDE. Belle, sono carine, sì. Non le utilizzerei mai perché i miei gusti sono un pochettino differenti, però vabbè. Un ottimo lavoro stanno facendo. Come vi dicevo, ci sono state delle interviste questa settimana, è tornata la rubrica delle interviste. La prima intervista che abbiamo pubblicato è stata quella di lunedì, dove abbiamo intervistato i tre autori di Semplice Linux. Che cos'è Semplice Linux? Semplice Linux è una derivata basata su Debian Seed, che ha come desktop OpenBox. La distro promette bene, io l'ho provata diverse volte, è veloce, è abbastanza stabile, anzi stabile diciamo, nonostante sia basato su Seed. I programmatori sono tre ragazzi italiani, che sono tre talentuosi ragazzi italiani, che stanno facendo davvero un ottimo lavoro con questa distro. Andatevi a leggere l'intervista, andate a conoscere meglio Eugenio, Luca e Giuseppe, i tre autori, andate a divertirvi anche con le risposte che hanno dato. Carine anche le risposte su Gnome Shell, che sembra, a questo punto sembra che non sono solo io quello che c'era un po' sullo stomaco. Vediamo, l'altra notizia della settimana. Ecco, ho pubblicato una notizia inerente al prossimo Linux Day che si terrà il 26 ottobre. Ho dato spazio a una segnalazione che mi è arrivata tramite mail di un ragazzo di Manfredonia. Voi come sapete sono di Foggia, Manfredonia è un tiro di schioppo che è in provincia di Foggia. Il Manfredonia Gug organizza appunto il suo primo Linux Day. Se siete foggiani e dintorni, fateci un salto, andate ad ascoltare, andate a vedere. Sperando di riuscire a far parte anche da mia Gug qui a Foggia. Colpa anche mia perché non mi sto impegnando ultimamente, beh, sono altri discorsi. Comunque, se avete delle segnalazioni al riguardo, cioè volete segnalarmi i vostri eventi GUG per Linux di MarcosBox, è sempre a disposizione. Mandatemi una mail e vi pubblicherò. Altra notizia della settimana è stata, vabbè, Corora Linux. Non so se vi ricordate Corora. Corora è una derivata di Fedora, che inizialmente veniva rilasciata solo sotto edizione KDE e quella con Gnome Shell. Questa settimana sono state aggiunte altre due ISO, la ISO con Cinnamon e la ISO con Mate. La ISO con Cinnamon contiene l'ultimissima versione, meglio, la penultima versione perché era 1.9 da quello che ho visto nelle ISO. Comunque la versione aggiornata di Cinnamon, quella con Mate non ho avuto modo di provarla. Non so se ha tanto senso alla fine. Beh, comunque è un di più che può sempre far piacere anche per quanto riguarda i ragazzi di Linux Mint, perché comunque portano avanti Cinnamon che può piacere a chi piace e chi non piace, vabbè, questo è un altro discorso. Ubuntu 13.10, passiamo alla notizia che ha generato flame involontario. Praticamente mi sono accorto che provando Ubuntu 13.10 non era possibile più rimuovere la lens shopping con il solito metodo che veniva utilizzato in precedenza. Praticamente adesso il servizio è integrato all'interno di Unity, quindi per disattivarlo dovremo ricorrere o al metodo di andare nelle impostazioni, cercare Amazon nella Unity da cioè cercare su Unity, Amazon, cliccare sull'applicazione e disattivarla.
sia di Amazon che di Skimlinks, perché Skimlinks è quello che vi porta più spam rispetto a Amazon. Oppure c'è l'altro metodo che è stato poi suggerito da Marco Trevisan, che è quello di disattivarlo tramite di Conf, lo disattivarlo completamente. Questo perché nel mio caso, nel mio test che avevo effettuato all'inizio, appena ho installato Ubuntu 13.10, non funzionava il metodo di disattivare dal menu, perché praticamente ogni volta che andavo a disattivare da Unity, a riavvio mi ritrovavo un altro il servizio attivo. Io ce l'ho sulle scatole questo servizio, come sapete, perché i risultati che vi escono sono limited e improponibili. Poi vabbè, è anche contro il mio modo di vedere, cioè di avere la pubblicità all'interno della ricerca sul computer. La trovo un servizio inutile, lo trovo un servizio che veramente non ha senso di esistere su un sistema operativo. Qualcuno mi dirà: io ho fatto acquisti di album sfruttando la Lens Shop. Bah, io non ve lo giuro, non la capisco la necessità di acquistare delle cose direttamente dalla Dash di Unity. Se uno vuole acquistare qualche cosa, o va nel negozio, no, va sul browser direttamente. Ma non lo giuro, non la capisco. Comunque nel post trovate la polemica che è divampata, perché io all'inizio avevo fatto un titolo un po' provocatorio, anche perché non mi funzionava la ricerca, quindi non mi funzionava la disattivazione della ricerca. E trovate le istruzioni su come disattivare. Queste istruzioni verranno prese pari pari come punto zero della prossima guida su post installazione di Ubuntu 13.10, perché a mio avviso la gente deve conoscere fin da subito come disattivare questa odiosa funzionalità. E beh, basta. Vabbè, poi c'è stata anche una polemica perché su alcune cose, perché io sono sempre dell'opinione che questa funzionalità deve essere attivata su richiesta post installazione, o quantomeno deve essere messa in privacy il tool che si era promesso all'inizio per poterla disattivare. Qua fanno orecchie da mercante in casa canonica, che non vogliono sistemare. Non vogliono nemmeno sistemare il filtro per le ricerche, perché non potete trovarvi certi risultati come i ganci. Andate a fare la solita ricerca che propongo io. Cioè, non mi puoi presentare queste cose in un sistema operativo che è general purpose, che deve essere utilizzato da tutti. Boh. Non sono pacchettone, anzi, ma no, queste cose qua non vedo la necessità di piazzare in una distro. Oltretutto, filtrate le ricerche. Dalla prima versione di Unity che si è chiesto di filtrare le ricerche, ma voi dite, va bene. Questa settimana è stata rilasciata anche Lubit 2.07, nome in codice BAT. Che cos'è? Lubit è una derivata di Ubuntu, è realizzata da alcuni miei amici virtuali, purtroppo non ho avuto ancora modo di conoscerli in carne e ossa, che è praticamente basata su Ubuntu, come dicevo, la nuova versione è basata su Ubuntu 13.10, una distro minimale, leggera, che fa uso di Openbox, ha diverse personalizzazioni, molto carina, e speriamo che il team continui il suo lavoro e riesca a portare avanti sempre di più, offrendo nuove funzionalità e nuove cose. Questa settimana gli ho segnalato anche l'apertura del sito Get Australis, che è un sito che è stato messo su da Mozilla, un sito dove è possibile scaricare in futuro, nell'immediato futuro, la nuova versione di Firefox con l'interfaccia Australis. La stiamo aspettando tutti quanti, questo rinnovo dell'interfaccia, soprattutto noi pinguini, perché come ben sapete su Linux l'interfaccia lascia il tempo che trovo. Cioè, su Windows abbiamo la classica interfaccia di Firefox con i pulsanti, con uno stile, mentre ogni volta che andiamo a avviarlo su Linux non abbiamo questo, l'interfaccia è bruttarella. Australis promette appunto di unificare l'interfaccia su tutti i dispositivi e su tutti i sistemi operativi. Speriamo che facciano subito rilasciare, è prevista per Firefox 26 se non vado errato. Quindi speriamo, perché vogliamo una UI anche noi, una UI carina. Questa settimana ho pubblicato poi due notizie riguardanti
riguardanti il mondo di Mozilla, del sistema operativo Firefox OS. La prima è praticamente un comunicato stampa che ha rilasciato Mozilla, nel quale avvisa che Mozilla e i suoi partner stanno avviando la seconda fase di espansione di Firefox OS con il lancio in ulteriori mercati. Firefox OS è un sistema operativo per smartphone che mi sta piacendo, almeno da quello che ho potuto vedere online. Speriamo che si diffonda perché comunque è fatto bene, promette di dare fastidio al duopolio iOS e Android. Speriamo che i partner investano abbastanza dindini anche nella pubblicità per farlo conoscere, perché appunto voi, come sapete, la maggior parte del successo dei sistemi operativi, dei prodotti è il marketing. Lo vediamo con gli smartphone: ci sono smartphone realizzati da alcune case che non fanno tanto investimento in marketing, che sono nettamente superiori dei più blasonati che fanno pubblicità come se non ci fosse un domani. Appunto, cioè, la qualità non viene premiata, viene premiata molto il marketing. Quindi speriamo che ci sia molto investimento sotto questo punto di vista. Speriamo presto di vederlo in Italia, visto che Telecom verrà acquistata da Telefonica. Telefonica già lo mette in commercio. Telecom aveva già intenzione di metterlo in commercio, quindi forza e coraggio. Sperando che comunque, speriamo anche un'altra cosa, che vengano realizzati dispositivi con prestazioni più elevate. Adesso i primi due smartphone, lo ZTE e l'Alcatel, hanno prestazioni basse perché hanno hardware minimo. Speriamo appunto che i prossimi smartphone siano dotati di un hardware più decente. Questo ci aiuterà molto LG, che ho visto che già sta per realizzare il suo nuovo smartphone con Firefox OS, verrà distribuito in America del Sud. Speriamo appunto che si diano una mossa sotto questo punto di vista anche. Marco Versi ha pubblicato poi la notizia del rilascio di Firefox OS 1.1, che ha alcune migliorie. Abbiamo adesso finalmente il supporto agli MMS, anche se chi cavolo li utilizza al giorno d'oggi. Le notifiche push, questa è importantissima. La ricerca adattativa nell'home screen, miglioramenti nell'importazione dei contatti Gmail e Hotmail in Calendar, con relative notifiche, eccetera, eccetera. Firefox Browser Download, che è una nuova applicazione che serve per gestire il download di immagini, video e quant'altro. C'è una nuova barra di ricerca in musica. Poi vabbè, è stata aggiunta la correzione automatica nella tastiera. Aggiunte nuove lingue. In generale sono state migliorate le performance. E siamo ancora appunto alla 1.1. Vediamo come si evolve la situazione. Sperando che quando arrivi in Italia arrivi già con qualche versione ancora più migliorata. Questa settimana ho pubblicato anche una notizia riguardante la regione Emilia-Romagna, che ha iniziato una migrazione verso Apache OpenOffice. La regione Emilia-Romagna, con questa migrazione, ha in conto di risparmiare quasi 2 milioni di euro soltanto per i costi di licenze. Beh, non sono mica spiccioli. C'è stata però una polemica. Io mi ero domandato fin da subito come mai la regione Emilia-Romagna ha adottato Apache OpenOffice e non LibreOffice, come stanno facendo tutti quanti le altre pubbliche amministrazioni, sia in Italia che all'estero. All'inizio non ci avevo più fatto tanto peso, poi ho chiesto un po' in giro ad alcuni più addentrati nel mondo di LibreOffice. Ed è arrivata la notizia da parte di Italo Mignoli, che ha pubblicato alcuni retroscena su questa migrazione. Praticamente questa migrazione è stata fatta verso Apache OpenOffice e non LibreOffice a causa di informazioni errate, in malafede probabilmente, che sono state date nei confronti sono state fornite nella pubblica amministrazione, e quindi si è scelto di adoperare appunto Apache OpenOffice e non LibreOffice. Italo Vignoli ha scritto un post lunghissimo dove spiega tutto quello che è stato detto, perché ci sono le prove, e ne svela anche, smentisce anche tutto quello che è stato detto. Andatevelo a leggere,
È un frame che è nato per una notizia che comunque fa piacere perché alla fine l'importante è che si utilizzano gli standard aperti, poi vabbè, vedremo. Altra notizia della settimana, sempre riguardando il mondo delle suite d'ufficio gratuite, è che ho pubblicato il video della presentazione di Sonia Montegiove. Che ha fatto durante la LibreOffice Conference. Sonia Montegiove fa parte di LibreUmbria. Nel video, il video che vi citavo nello scorso video, praticamente, nel video che ha tenuto durante la LibreOffice Conference, venne raccontata i 12 mesi del progetto LibreUmbria, la migrazione, e quindi ci sono alcuni approfondimenti. Vedetelo se siete interessati a questi argomenti, che fa molto piacere. Ho pubblicato anche una notizia, un evento che ci sarà a Bari, laboratorio sugli open data. Se siete a Bari e dintorni, andateci a fare un salto. Marco Persi ha pubblicato anche una notizia riguardante Google Patch Reward. Praticamente che cos'è? Che cos'è? Google sta investendo scale nel mondo del software libero open source. Con Google Patch Reward lui chiede: tu trovi dei bug appunto, dei bug e compagnia bella di sicurezza nei progetti open source, e Google ti ricompensa se riesci a patcharli, anche, o meglio, se riesci a patchare i bug che si trovano all'interno dei progetti. È un incentivo ai programmatori a impegnarsi, che si concretizza appunto per loro con un guadagno economico, per noi con un guadagno in termini di miglioramento del software. L'altra grande intervista della settimana che ho fatto è quella a Pierluigi Fiorini, autore di Maui Project. Che cos'è? È praticamente una distro molto innovativa che fa uso di Wayland, Qt5 e Qt Quick. Quick. Ha un desktop tutto suo, chiamata UI, la sua shell. È una distro molto promettente. Fatevi un salto nell'intervista, capirete molte caratteristiche della distro. Se avete modo, volete co contribuire, ci sono anche i modi per poter contribuire alla distro. Leggete, leggete, leggete. Vediamo un po'. Altra notizia della settimana. Rilascio di Cinnamon 2.0, Cinnamon 2.0 aka Flipper Edition, come l'ho soprannominata, è la nuova versione di Cinnamon, il famoso IDE, nato come fork di GNOME Shell, che adesso si è reso sempre più indipendente dall'installazione di GNOME. Appunto, con Cinnamon 2.0 l'indipendenza è stata portata ai massimi livelli, quindi sono state aggiunte nuove funzionalità. È stata aggiunta anche la famosa funzionalità Flipper, come la chiamo io, dove ho detto che gli effetti sonori. Ho pubblicato anche un video per andarvi a vedere gli effetti sonori di Cinnamon, che sono divertenti. Miglioramenti sono miglioramenti generali, sia nei nuovi programmi che sono stati aggiunti, che miglioramenti in Nemo, il file manager, che comunque, secondo me, molto superiore a Files, il file manager di GNOME. Poi, vabbè, questa vi ho già parlato prima, della polemica nata sulla migrazione OpenOffice. Ultima notizia della settimana. Rilascio della prima release candidate di OpenSUSE 13.1. Cos'ha di speciale? KDE è stata aggiornata alla 4.11.2, GNOME alla 3.10, ai kernel 3.11.3, che è stato inserito perché contiene numerosi bug fix per BTRF file system, che è praticamente il file system del futuro che vogliono implementare in OpenSUSE, che purtroppo anche in questo rilascio di OpenSUSE non sarà il file system predefinito, però comunque c'è la possibilità di attivarlo durante la fase di installazione, di sceglierlo. Poi ci sono alcuni fix che hanno rilasciato. Provatela, io non sono riuscito ancora a provare su macchina fissa, perché sarà il DVD che utilizzo per i test, che c'è qualche problema, che appunto non riesco a installarlo. Quindi mi devo tenere fedora, purtroppo. È capitato adesso.
E niente, beh, con questo concluso, non ho saltato nulla, spero di non essere stato troppo veloce. Chiedo scusa per la qualità del video, perché le luci oggi non sono ottimali, c'è un tempo uggioso, vado ad accendere la luce per fare un po' di contrasto, ma non so se funziona tanto bene. Bene, ci vediamo con il puntamento per la prossima settimana. Lunga vita e prosperità a tutti e ciao ciao!